Ci siamo, anche quest'anno la fiera del tartufo bianco d'alba si farà. Sarà una fiera particolare, una fiera in sicurezza, ma gli elbesi anche quest'anno, in particolare Liliana Allena, che è la presidente dell'ente fiera, hanno dimostrato tutta la volontà di confermare la fiera, che è un po' il simbolo e l'emblema della città di Alba. Non esiste Alba senza la sua fiera del tartufo. Questa sera la conferenza stampa presenterà le anteprime. Vedremo di che cosa si tratta. Devo dire che questa pandemia non ci ha minimamente fatto pensare di non fare questa fiera. Insieme alla città di Alba, al sindaco, all'assessore, abbiamo subito deciso di farla, perché questo è un segnale di fiducia, un segnale di coraggio, un segnale di un territorio che gioca in squadra, lavora in squadra ed è un po' l'anghetto nel suo cuore. Quindi vuole essere determinato a raggiungere un obiettivo. Sarà una fiera di innovazione, di tradizione, perché una nuova sfida è anche il lancio di voler fare il paglio, ma il mercato del tartufo è quello che noi abbiamo sempre deciso di fare, cioè il prodotto tartufo, perché se ci guardiamo indietro, oggi compiamo 90 anni, nel cortile della Maddalena si faceva già la fiera del tartufo e c'erano le bancarelle. Oggi noi abbiamo elevato questo mercato mondiale con Alba Qualità, lo confermiamo ovviamente rimodulato, ma lo confermiamo nel cuore della città di Alba. Quest'anno abbiamo lanciato questa nuova sfida, grazie al sindaco di Roddi abbiamo in uso i locali della pertinenza al castello, un luogo dove ci sono scuole di cucine, una splendida cucina professionale, ma soprattutto la possibilità di utilizzare questo luogo, come noi abbiamo deciso di chiamarlo, un hub digitale, perché da qui ci collegheremo col mondo, perché per tutti quei visitatori di lungo raggio che non potranno venirci a trovare avranno la possibilità di vivere con noi delle esperienze digitali, ma con l'interazione e soprattutto col prodotto che manderemo loro a casa. Avremo l'analisi sensoriale del tartufo, avremo le degustazioni dei nostri grandi vini e soprattutto avremo anche i corsi di cucina. Che cosa dire di più? Per ora è tutto da Monforte d'Alba. Videoservizi, parte del tuo mondo.